Ciao ragazze, mi scuso per la qualità di questa prima parte del video, ma ho avuto dei problemi con la scheda SD oppure la voce bassa. Intanto oggi vorrei parlarvi degli smalti, questi due che sono usciti con la rivista Too Style, e quindi adesso vi farò vedere nel dettaglio, solo che la prima parte dove ho applicato diciamo la prima passata di questo smalto si è andata persa insieme a tutte le altre cose che avevo lì dentro e perciò sono costretta a farlo dal telefonino. Ma da adesso in poi vedete che la qualità del video mi migliora perché ero riuscita a salvare le applicazioni di questi due. Intanto io vi saluto, vi rilascio con la review e niente, un bacio, ciao! Con la seconda passata. Ok, è davvero molto lucido. I tempi di asciugatura ho visto che sono ottimi, quindi fra una passata e l'altra non è che ho dovuto aspettare nemmeno 5 minuti. Però 2-3 minuti va più che bene, per non avere poi quei fastidiosi segni che magari senza volerlo urtiamo da qualche parte e ci rimangono sulle unghie. Io non metterò il top coat sopra perché voglio vedere se davvero la lucentezza rimane. Invece questo qua sempre è uno nero, questo qui, e sempre sarebbe questo qua. Però questo l'ho preso, questo me l'hanno regalato tanto tempo fa, no, tanto tempo fa no, un annetto fa. Mi piace un sacco. E ho voluto abbinarle così. Adesso farò l'applicazione di questo qua, che ho detto che è un verde con dei riflessi molto carini sul rame, mi sembra, sull'oro. Andiamo a vedere la prima applicazione come va. È molto chiaro qui. Poi dopo vediamo la seconda, con la seconda o con la terza applicazione per avere questo colore qua che vediamo sulla boccettina. Questo è il risultato con una seconda passata. Io ne approfitto che si asciuga, che i tempi di asciugatura sono ottimi, e ne faccio tre e andrò fuori per farvi vedere con la luce del sole i riflessi, perché mi sembra che qua sulla videocamera non li prenda. Eccoli qui. Ok ragazze, come avete visto, con la luce del sole si vede un bellissimo rame. A me sinceramente il colore verde sulle unghie non mi piace, però questo qua mi è piaciuto un sacco perché non è verde, vedete, è molto metallizzato, mi piace un sacco e so che lo utilizzerò per fare un'altra nail art. Intanto questo qua, già ho un'idea per fare una nail art per Halloween che so che vi piacerà. Quindi io spero che questa mia review vi sia piaciuta, fatemi sapere in un commentino che colori avete preso, presi, e se vi è piaciuta, se vi è piaciuto lo smalto. E niente, io vi rimando al prossimo video. E soltanto una cosa che volevo dire, ho forse trovato la maniera di... Cioè, prima di fare questo video, avevo queste due unghie dipinte da un altro colore perché ho fatto una collaborazione che sto facendo ogni giovedì alle 21 con l'esmaltopedia. E sono andata a toglierlo per fare questa review e mi sono accorta che non ce l'avevo il levasmalto. E ho fatto diverse prove qua con alcune cose che stanno in giro per casa e alla fine ce l'ho fatta. Quindi, se vi interessa sapere,
Lasciatemi qua sotto in un commentino e io vi farò un piccolo video, mini video tutorial per come togliere lo smalto senza l'acetone. Ok, con questo è tutto, io vi saluto, ciao!